Su richiesta del prefetto di Matera, nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo nei cantieri dei lavori di ammodernamento della strada statale 407 Basentana, nel tratto Pisticcese, in provincia di Matera, da parte dell'amministrazione comunale, unitamente all'ANAS e ai rappresentanti della ditta che esegue i lavori. Il sopralluogo è servito a verificare lo stato degli interventi di messa in sicurezza dei cantieri che avrebbero dovuto precedere l'installazione degli spartitraffico. Preso atto che le richieste del comune sono state disattese e che in questo periodo estivo si registra un consistente aumento del traffico con conseguenti disagi alla circolazione e rischi per gli automobilisti, l'amministrazione comunale ha deciso di inoltrare una diffida all'ANAS, al direttore dei lavori e al responsabile della sicurezza dei cantieri, richiedendo di rimuovere gli spartitraffico già installati e di non procedere all'installazione di altri spartitraffico fino al completamento della messa in sicurezza dei cantieri. Si possono apportare gli interventi che non sono interventi, ma diciamo importantissimi, ma sono interventi per mettere in sicurezza. Allora facciamo gli interventi, dopodiché si posizionano in New Jersey e si può lavorare in sicurezza. Noi chiedevamo una certa attenzione da parte di tutti, visto che ci sono stati vari tavoli, è stato posto l'attenzione, perché è un'attenzione che non riguarda pochi cittadini, ma si tratta di centinaia di cittadini. O aziende. Quindi si tratta di un problema molto importante per quanto riguarda la sicurezza. Quindi si trattava di interrompere per qualche giorno, mettere in sicurezza e poi continuare i lavori. Fermo restando il fatto che noi abbiamo fatto un consiglio comunale dove c'è stato un deliberato che diceva anche questo, ci sono state delle interrogazioni parlamentari su questo. Si era parlato di procedere i lavori a step, quindi finire il primo cantiere che non è stato finito, cioè che non è stato terminato, quindi non è stato nemmeno ripreso da febbraio, da epoca in cui c'è stato il consiglio comunale, è chiarissimo. E si è iniziato il secondo.